E come vi abbiamo promesso, è stata brevissima la pausa pubblicitaria, siamo ancora con voi, con Daniele, e continua il nostro viaggio in Australia. Allora, spiegaci, abbiamo visto questa escursione molto bella all'interno di questo... Catherine Gorge. Catherine Gorge. E poi com'è proseguito il vostro viaggio? Siamo ritornati con i pullman al treno e siamo risaliti e abbiamo proseguito, poi pian piano ha fatto buio e abbiamo dormito sul treno tutta la notte finché il sorgere del sole è magico proprio, da stare sul leggendario The Gun. In Australia ci sono tre linee di treni leggendari e ci sono proprio da tantissimi anni, addirittura lo scarto era ridotto una volta ai tempi del Commonwealth, loro costruivano le rotaie che erano molto più strette, infatti i treni non potevano raggiungere alte velocità. Adesso invece le hanno allargate e possono andare anche più forte anche se non ci vanno. C'è l'Indian Pacific Train che parte da Perth e va fino a Sydney e dura tre giorni e tre notti. Questo invece il The Gun fa da Darwin fino ad Adelaide. Noi abbiamo preso solo la tratta Darwin Alice Springs e siamo scesi lì, dove poi affitteremo una... Ecco, lì l'avevo prenotato con la Avis autonoleggio, un quattro ruote motrici, e io e Vanni poi dopo pian pianino, andando nell'interno dell'Australia, nei posti più remoti, infatti sarà stupendo anche lì, canguri, eccetera, perché non c'è un passaggio frenetico del traffico e del Homo sapiens, e di conseguenza anche le aquile, eccetera. Ce lo godiamo al 100% e pian pianino poi tornavamo su verso Darwin in tappe di qualche giorno. Sono pronta per vedere il video perché già me lo sto pensando. È curiosa. Esatto, vediamo. Anni, ma questo momento te lo ricorderai forever? Oh sì. In Italia sono le 10:20 di mattina, qui le 5:52 di pomeriggio e ci sono ancora 30 gradi. Ci sta la notte, crucca e assassina, e in mezzo al prato c'è una contadina, curva sul tramonto, sembra una bambina, di 50 anni e di 5 figli, venuti al mondo come conigli, partiti al mondo come soldati, e non ancora tornati. Il Nissan Patrol ha un anno di vita, 25.000 km. Portava il sole, non fa più fermate neanche per pisciare, si va dritti a casa senza più pensare che la guerra è bella anche se fa male, che torneremo ancora a cantare e a farci fare l'amore, l'amore dalle infermiere. Generale, la guerra è finita, il nemico è scappato, è vinto, è battuto, dietro la collina non c'è più nessuno, solo aghi di pino e silenzio e funghi, buoni da mangiare, buoni da seccare, da farci il sole. Anche l'elicottero.
per andare a vedere le loro mucche e il bestiame. Hanno un generatore di corrente che è sempre acceso 24 ore, si sente. No, il camion per il bestiame, per portarlo via. Lì un altro. È una farm, una fattoria. Adesso vado a pagare, intanto mi chiudo la strada per andare via. Quella è la migliore, ve l'ha già detto ieri sera. Allora, abbiamo visto queste immagini, abbiamo incominciato a vedere le prime distensioni immense dell'Australia. Spiegaci un pochino come funziona. Ho visto la cartina, ti ho chiesto più o meno quanti chilometri avete percorso e tu mi hai detto 3.000-4.000 chilometri in 4 giorni. In pochi giorni, sì. E niente, lì abbiamo preso a noleggio ad Alice Springs questa auto, un Nissan Patrol gigantesco, molto bello perché è molto alto, allora vedi dall'alto... molto più guidabile. Abbiamo preso questo quattro ruote motrici sapendo che saremmo andati nell'outback, cioè nel fuoristrada, e poi se trovi magari che è piovuto la strada diventa tipo la molta, ti sprofondi il fango così, e allora è bene avere un quattro ruote motrici. Ciò non è avvenuto perché la pioggia non l'abbiamo trovata, comunque meglio così. E abbiamo guidato un pochino verso l'interno, verso sera. Poi mi è venuto in mente anche quando, Vanni, ti ricordi quando ho corso dietro le mucche? E niente, c'erano delle mucche lì, tutte pigre, che stanno lì tutto il giorno, tutta la sera, tutta la vita pigre. Si fa caldo. Allora mi sono fermato con la macchina, io gli ho fatto una corsa dietro e loro si sono messe a correre, ci siamo spanciati da ridere, e loro sono libere proprio, non è che sono recintate, e lì ho perso il cellulare. Ho perso il cellulare e caspita, è per quello che me lo ricordo bene quel momento lì, e me ne sono accorto la sera quando eravamo già a chilometri e chilometri, poi tornare indietro non esiste, ne ho comprato uno nuovo. Quindi è andato. Perso la scheda, ma come hai fatto? No, l'ho rifatta, la SIM card, sai che il numero a casa poi te lo possono ridare uguale. Ah. E niente, lì arriviamo in quella farm che avete visto che è una fattoria, e ha dell'incredibile questa fattoria perché ha due appezzamenti di terra dove ha le mucche libere, diciamo. Lui usa l'elicottero per andare a visitare le sue mucche, insomma, oppure ha delle moto da fuoristrada o ha il quad e non hanno il cavallo, tanto per intenderci. E aveva due pezzi di terra, lui uno era l'Emilia Romagna a nord e la Lombardia a sud. Hai capito? Ah, però. Tanto per intenderci, Algamia Netar Udivetar, ecco, lui là si va a chilometri. La Lombardia e l'Emilia Romagna. L'Emilia Romagna erano i suoi due appezzamenti, ci ha fatto vedere la cartina proprio, la signora lì, e ci ha detto, vedi queste due in giallo, ecco, queste sono le nostre proprietà. Ecco, loro ho capito perché c'aveva l'elicottero, poi stanno quindi fuori loro dei giorni e giorni. Stanno bene comunque ad avere questi appezzamenti terreri, cioè... Ah beh, sì, poveri non sono di sicuro. E lì abbiamo dormito una notte dentro a una gabina, diciamo, loro davano a noleggio le gabine, ce ne avevano due o tre, e alla mattina, quando ci siamo svegliati, c'erano mosche a gogo, infatti mi sono messo la retina, perché le mosche lì sono incredibili, infatti quegli uomini che lavoravano lì, i padroni, che ci ho parlato anche un pochino, continuavo a fare così in automatico, gli ho detto ma non ti danno fastidio le mosche, I get used to, mi ha detto, mi ci abituo per forza, abitudine. Così o così, non si scappa, comunque è un posto magico quello lì, infatti io e Vanni avevamo supposto nella nostra mente, ma stiamoci qua un mese o due a lavorare, ma sai che esperienza, anziché andare in lavanderia tutti i giorni, tutti i giorni, tutti i giorni, tutti i giorni, tutti i giorni. Sempre la stessa cosa. Sarebbe nella stata Lombardia dell'Australia. Bello, sarebbe stata un'esperienza stupenda andare là e andare dietro alle mucche con l'elicottero, con la moto da cross. Allora, vediamo se è pronta la seconda clip, che così andiamo avanti. Siamo a Tobermory Station. Qui sono le targhe. La signora dice che ha due proprietà, una un milione di acri e una un milione e mezzo di acri. C'ha 7.500 mucche da una parte e 3.000 dall'altra. Hey, thank you very much. Okay, no worries. See you again. Ciao.
Allora, qui c'è un passaggio. Un fos. Sì. Guardate che mettiamo le quattro ruote motrici, va. Eccole lì. Tutto qui. Stiamo entrando nel Queensland. Vanni è mezzo nel Queensland e mezzo nel Northern Territory. Comincerei subito da una cosa prima di dimenticarmi. Abbiamo visto per terra questa separazione. Grid si chiama, è una griglia. E spiegaci il motivo praticamente viene utilizzata. Sono delle rotaie messe una accanto all'altra, l'automobile ci può passare sopra, ma gli animali con gli zoccoli no, nella fattispecie sarebbero le mucche. E ai bordi poi dopo c'è la rete e è la... Dunque tutte le proprietà sono separate dalla griglia, rete? Dalla griglia e dalla rete, sì. Ah, quindi sì, saranno rete, migliaia di chilometri proprio. Immagino. Sì, 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 certo. E parliamo anche dell'energia dell'Australia. Mi dicevi appunto che in questo grosso continente è a basso costo. Spiegaci un pochino. Sì, lì la corrente elettrica costa pochissimo. E infatti tutti i fornelli a gas... per scaldare gli spaghetti non sono a gas ma sono elettrici in tutta l'Australia, proprio per questo motivo, perché la corrente costa poco. Penso che anche negli Stati Uniti non costi molto. E anche abbiamo visto che vengono utilizzate il windmill. Il windmill sarebbe una pompa dell'acqua a vento. Wind è vento, mill sarebbe a mulino a vento, tradotto letteralmente, che ne vediamo proprio nei posti desertici, li abbiamo visti tante volte in Namibia, in Botswana, proprio nei parchi nazionali per creare questa pozza per l'abbeveraggio degli animali lì, è per l'abbeveraggio delle pecore oppure delle mucche. Qui dunque non c'è problema di siccità, mi dicevi che piove molto? In quella zona lì abbastanza, non piove tanto lì, c'è la stagione delle piogge e della stagione secca. Giugno, luglio, agosto, settembre, stagione secca, e infatti noi lì era novembre e siamo andati praticamente agli inizi proprio della stagione delle piogge, ecco perché abbiamo preso un quattro ruote motrici, non si sa mai. Comunque aveva già piovuto nei giorni precedenti perché c'era già il verde ai lati e avevamo visto gli eucalipti in fiore e così via. Prossima clip e prossimo commento, vediamo se la regia è pronta nel mandarlo in onda. When you're up on the stage, it's so unbelievable.
molto verde, siamo vicino a Mount Isa. E abbiamo anche il problema della macchina adesso, che sta facendo blu blu. Vedete che il filtro del gasolio è sporco. Ora guardiamo qui a Mount Isa se c'è la Aviso. Ecco, vi è successo quello che uno non vorrebbe mai, in mezzo a migliaia di chilometri, rimanere praticamente in panne con la macchina. Sì, sarebbe più spiacevole se rimanesse in panne alle isole Svalbard o in Alaska con il freddo cane, ma lì insomma tanto siamo in Australia, ci sarei stato volentieri 24 ore bloccato lì nella mia Australia, perché è la mia seconda patria, non so se l'avevi capito, ecco. Certo, abbiamo visto il camion enorme che è passato, io immagino che per trasportare le merci da una parte all'altra tra le varie città e i vari paesi vengano utilizzati questi container. Perché sono lunghi fino a 53 metri questi mezzi, però non era quello, e ce n'è uno che ha il quarto vagone e portano la benzina di solito, perché ti immagini, devono partire da Darwin e andare a 2000 km di distanza per riempire un distributore solo, e invece avendo tanti container, contenitori di benzina, ne fanno almeno due o tre, ne riempiono in un viaggio solo, e visto che lì lo permette il posto, spazi immensi, strade larghe, dunque il governo diciamo dà in certe strade, non certo puoi andare dentro Sydney o a Melbourne con quei road train del genere, che sono treni della strada veri e propri. Ecco, io immagino che il vostro viaggio sia poi proseguito, però il nostro tempo a disposizione è terminato, vi chiedo un po' come è terminata la vacanza e di dare il tuo consueto giudizio finale, tanto per capire, visto che sei un grande viaggiatore. Okay. Il solito da 1 a 10? Esatto. 10 senza dubbio, questo 10 qua l'Australia. Ma che cosa avete fatto poi? Diciamo che c'è anche la puntata seguente, che penso che sia la successiva, e vedremo il proseguo di questo viaggio. E il meccanico ci ha riparato l'automobile, ce l'ha riparata, ma pensa, abbiamo avuto una fortuna, perché entrando nel Queensland c'era un'ora di meno di differenza, abbiamo detto, io avevo invece ancora l'orario del Northern Territory, ho detto andiamo tranquilli, Mount Isa è fra pochi chilometri, tanto ci abbiamo ancora un'ora e mezza, invece avevamo mezz'ora e basta per arrivare a Mount Isa, cercare il meccanico giusto, perché la Avis è convenzionata con un meccanico, non con tutti. Siamo arrivati là, stavano chiudendo, e il primo che abbiamo preso, al quale ci siamo fermati, era proprio quello giusto, pensa te, e lui ce l'ha aggiustato, anche perché noi proseguivamo poi nel nostro viaggio, non avremmo voluto passare una notte e la mattina seguente sprecare ancora un'ora o due per riparare il filtro della nafta, ecco. Ho capito. Va bene, chiedo alla regia se è pronta con la solita fotografia finale. Ecco. Per commentare. Oddio. Dove ci troviamo qui? Qui sono con una sciarpa un pochino particolare, che è un serpente vivo. E sono in Florida, nel parco delle Everglades, vicino a Miami. L'impavido Daniele, proprio. Ecco, e niente, sai, mi hanno detto, lo vuoi serpente? Sì, sì, fa pure. Una volta a Singapore mi hanno messo un'anaconda addosso, pesava 25 kg, gigantesca. Infatti mi sono anche abbassato quando me l'hanno messa in due. Guarda, devo prendermi gli appunti e segnare tutte le cose matte che hai fatto. Sì, perché le pazzate. Paracadute. Sì, ci facciamo un piccolo bagno libro. Bagno con i coccodrilli. Bagno con i coccodrilli. Guarda. Adesso l'anaconda sulle spalle. Va sì, bene. Sì, vedremo. Allora, ringrazio i nostri telespettatori per averci seguito. Ricordo che tutti coloro che volessero un pochettino conoscere meglio Daniele e sapere il suo viaggio, oppure magari anche chiederti qualche consiglio, visto che tu sei molto anche disponibile. Ma in questa puntata non mi chiedi qualche mattata del foglietto? Mattata? Che, pronti? Visto che ci abbiamo penso ancora qualche secondo, no, a disposizione. Allora, io so che tu sei stato un working holiday e hai lavorato per 6 mesi a Londra. Sì, è stata la prima volta che sono andato a lavorare, diciamo, all'estero dopo che ho fatto il militare, e ho lavorato a Londra 6 mesi perché volevo imparare l'inglese. Diciamo che la scusa per i miei genitori era quella di imparare l'inglese. Poi dopo, lavorando in un ristorante italiano per tutto questo tempo, non l'ho imparato, però ho incominciato a vivere, diciamo, autonomamente e a essere autonomo. Dopo 3 mesi che ero a Londra, non ero uscito dalle mura della città, proprio vedevo solo cemento, piazze, eccetera, e lavoravo. Ho detto, aspetta un po' che vado a casa,
prendo la mia automobile, torno indietro, che era una Fiat 500, la cinquina, quella vera, quella che fai la doppietta, eh? E niente, sono andato in aereo e sono tornato indietro in 2 giorni di tempo. E dopo, infatti, i secondi 3 mesi, tutte le domeniche, quando ero libero, andavo fuori dalla città. Infatti, andavo a fare i lanci col paracadute anche lì. A Pampisford, sì. E comunque andavo sempre fuori dalla città con questa mia 500ina e poi la usavo anche per andare a lavorare. Bello, bella esperienza. Però pioveva. Bravissimo, sempre. Daniele. Mi ero trovato anche la fidanzata. Perché... Ah sì? Sì, la fidanzata. E come mai poi è finita? È perché hai lasciato Londra. Gli ho detto, sono tornato da Londra, poi dopo lei mi è venuta anche a trovare in Italia, così. Gli ho detto, ascolta, guarda che io vado in Australia perché là piove sempre, io non ci ritorno a Londra solo per te, non ti voglio abbastanza bene. Vieni tu in Australia e così dopo vissero felici e contenti in un altro viaggio. Invece no, lei ha detto di no. Lei amava la pioggia. No, lei voleva venire, ma i suoi genitori meridionali, non so, loro hanno delle tradizioni, se non sei sposato non ti mando. No, ho capito. Allora, anche e così io sono andato in Australia, che cavoli, là era estate, anzi qui era inverno, qua pioveva, là c'erano i canguri. E ti sei trovato là, una bella australiana. Sì, e... sì, Maria, ah, sì. Maria, dopo un po'. Italiana? Figlia di italiani, perché ripeto, non sapevo ancora l'italiano all'epoca. Ma guarda un po' questo l'inglese, Daniele. Scusa. Allora, ma è tante puntate la mia vita. Va bene, voglio riconcludere facendo vedere in sovraimpressione il tuo sito internet, la tua mail. iviaggididaniele.com, andate a visitarlo perché ci sono insomma quasi tutti i viaggi che ho fatto scritti. E storyville@tiscali.it sarebbe la mia email se mi volete contattare per qualsiasi cosa, consigli di viaggio oppure... andiamo a fare un viaggio insieme, ecco. Va bene, allora grazie Daniele perché sei sempre simpaticissimo, molto carino e spero sia utile anche per tutti i nostri telespettatori conoscere qualcosa al di là di quello che ti possono raccontare le agenzie di viaggio, i tour operator, perché veramente i tuoi sono viaggi vissuti, sì. E quindi non c'è nulla di raccontato, di inventato. Grazie anche ai nostri telespettatori, vi ricordo che In Viaggio con te ritorna di nuovo la prossima settimana e saremo ancora con Daniele che ci porterà in una altra bella destinazione che però non vi voglio preannunciare perché ce ne sono davvero tantissime. Grazie ancora e buona serata. My heart goes sha-la-la-la.